E sono tanti anche i guardiesi che rientrano in paese proprio in occasione della festa delle tavole dedicate a San Giuseppe. Noi incontriamo Lucia, un viaggio lungo, ma ne valsa davvero la pena. Certo, sono la bellezza di 32 anni che io non tornavo più, non vedevo questa festività. L'anno scorso ho fatto proprio una scappata via e quest'anno ho detto voglio godermela un po' di più e sono venuta qualche giorno prima, così un po' di qua, un po' di là, ho fatto un po', sai, la bidonara, sono con te, sono con là e mi piace un po' accontentare un po' tutti, più che altro per questa devozione che veramente poi San Giuseppe comunque intercede sempre sul nostro cammino. Lucia, che clima si respira e che emozioni si vivono in questa domenica speciale? Che dire, sono delle emozioni veramente che ti prendono al cuore. Stanotte vedere quei fagioli da una mia carissima amica, che il modo in cui appunto loro hanno questa preparazione, che veramente con umiltà e cuore aperto, cuore in mano, danno queste grandissime emozioni che ti trasmettono e che tu un domani riesci a trasmettere anche ai tuoi figli. Sono delle cose veramente veramente belle. Io mi ricordo da bambina andavo da mia zia, erano quelle cose un po' da ritrovarsi, da farsi qualche chiacchiera, da fare, di dire, più che altro per noi bambini era un momento di stare insieme. Però oggi vedo che noi che siamo ormai diventati adulti la cosa c'è, quindi qualcosa i nostri genitori ci hanno trasmesso. Bene, allora questi piatti dove vengono portati? Allora, questi piatti noi li prendiamo, diciamo, suoniamo ai campanelli e diciamo proprio il piatto di San Giuseppe e che veramente San Giuseppe possa intercedere su di noi e su tutti quanti. Vincenzo, un giovane come vive la festa dedicata a San Giuseppe con le tavole e tante iniziative? Ma sicuramente è una tradizione che nasce da lontano e che stiamo cercando con fatica di tramandare anche alle nuove generazioni, nel senso che appunto la famiglia di mia moglie, la famiglia Loreto, se ne occupano da tanti anni, stanno cercando di portarla avanti credo che io con mia moglie riusciremo a raccogliere l'eredità di questa famiglia, sperando di farla nel tempo. E in occasione della festa dedicata a San Giuseppe incontriamo il professore Nicola Troglio per ripercorrere brevemente la storia di questa stupenda, bellissima tradizione di Guardia Alfiera e anche i vari momenti. Innanzitutto benvenuti a Guardia Alfiera. A San Giuseppe, qui a Guardia Alfiera, è molto onorato. Ci tengono molte, sono 6 le famiglie che conservano questa bellissima tradizione. Queste famiglie organizzano 2 tavole, una prima tavola per le 3 persone, la seconda tavola per tutti coloro che vogliono partecipare al banchetto con le 13 pietanze. La prima famiglia che organizza la tavola di San Giuseppe risale verso il 1800, è la famiglia Loreto che ha dato inizio a questa bellissima tradizione. La tradizione vuole che ci sono 13 pietanze dove manca la carne, e tutti i prodotti del nostro territorio. Solamente le famiglie che organizzano la tavola hanno dei problemi, in quanto non riescono a soddisfare tutte le richieste per la seconda tavola. Quindi sarebbe opportuno che l'amministrazione comunale oppure la commissione per le feste dedicasse a loro un po' di aiuto in modo tale da alleviare un pochino il numero delle persone che vengono qui a partecipare. Sono vari i momenti che scandiscono questa giornata? Sì, non solo questa giornata, ma diciamo da parecchi giorni le famiglie che organizzano la tavola sono impegnate. Innanzitutto nella settimana prima della festa, qui a Guardia Alfiera si festeggia la domenica più vicina al 19, perché il giorno suo è il 19, mentre noi lo facciamo la domenica più vicina, quest'anno capita il 17. Quindi la settimana prima loro fanno i sfrigioni, diciamo così, questa pasta fritta allungata. E poi il giorno di San Giuseppe fanno il pranzo con le tavolate. Per la prima tavola e la seconda tavola per tutti coloro che vogliono partecipare. È un impegno gravoso, quindi è necessario che l'amministrazione comunale si faccia carico un pochino di queste preoccupazioni di queste persone che organizzano la tavola, altrimenti fra qualche anno si trova difficoltà a mantenere la devozione.
Nucleo della festa chiaramente è la messa, quest'anno celebrata dal vescovo Gianfranco De Luca, e poi la processione. Sì, alle 10:30 c'è la Santa Messa presieduta dal nostro vescovo Gianfranco De Luca, a seguire poi c'è la processione con i fuochi d'artificio. Subito dopo la processione le tre persone si recano tutte e tre insieme nelle case dove organizzano la tavola. C'è un momento di preghiera prima e poi inizio il pranzo. Si condivide questa giornata, è importante trasmettere anche grazie alla nostra trasmissione questi valori ai giovani, alle nuove generazioni. Sì, questo è un argomento molto importante, riuscire a trasmettere questi valori di umiltà e di semplicità ai giovani è un pochino difficile, però diciamo dobbiamo essere positivi, cioè dobbiamo credere con l'esempio a lunga scadenza, diciamo così, chi semina poi raccoglie. Incontriamo Roberto e Raimondo, chi arriva da Roma, chi vive qui a Guardialfiera, una giornata anche per condividere importanti momenti. Sì, per me è un'istituzione questa festa, è un'istituzione in quanto io, dunque lei consideri che io sono sposato da 50 anni e praticamente mia moglie è di qua perché è nata qua e pertanto io ho conosciuto questa festa che è stata una festa per me meravigliosa, una festa che non ci sono parole. Noi a Roma non siamo abituati a queste feste così diciamo importanti, perché è una festa questa che oltre che raduna diciamo, tutte le persone, che sono persone anche che vengono da fuori, gente emigrata che sono andati fuori e sono tornati, e per la devozione di San Giuseppe. Quindi questa è una festa diciamo, patronale ma bellissima. Io poi che seguo anche Telemolise con il canale 880 e pertanto mi piace proprio vedere, perché io a parte che io ho un figlio che praticamente si può dire che è un principe della Chiesa, perché praticamente è stato insignito da Giovanni Paolo II con la medaglia Pro Ecclesias. Pertanto è un cavaliere del Santo Sepolcro e quindi noi siamo diciamo, di fede religiosa. Pertanto questa festa è una festa indimenticabile e pertanto io da Roma tutti gli anni, mancasse quel che mancasse, ma io devo venire qua perché per me è una festa bellissima. Questa è una festa ricorrente, secolare, è sempre una tradizione che non muore mai, anche se gli avi vengono meno, i nipoti, i figli continuano sempre a fare questa festa. Una festa che abbraccia diverse generazioni e crea anche legami, no? Grazie anche alle persone che sono magari emigrate da Guardialfiera oppure hanno studiato e lavorano fuori ma rientrano per queste tradizioni. Go. No, noi siamo amici di Romeo e da anni veniamo qui per San Giuseppe perché è una cosa veramente che tocca il cuore. Io invece sono il genero del Signore, è la prima volta che veniamo da Firenze qua, è una festa incredibile che tocca tutto un mondo che per noi era completamente sconosciuto. Quindi siamo felicissimi di essere qua e abbiamo ancora da finire di scoprire tutti i piccoli dettagli di cui poi parleremo anche fuori di qui quando torniamo a casa. Sì, io sono la figlia del Signore, che è amica di tutti loro. Ne avevo sentito parlare di questa festa da tanti anni perché loro vengono qui abitualmente, però ecco, solo venendo mi sono resa conto della grossa portata di questa tradizione, insomma, che è veramente impressionante. È affascinante con la ciotola. La ciotola, sì. Cosa pensa di questi piccoli centri che conservano un patrimonio così significativo, no? Di storia, cultura e tradizioni? Credo che veramente dovrebbero essere diffuse queste tradizioni a livello più ampio, perché se ne sa qualcosa ma non si percepisce l'entità delle attività che ruotano intorno a queste feste. Beh, io vengo da Pisa, sono amico come sopra di tutti, non è la prima volta che vengo, sono già la seconda volta. È una manifestazione molto bella, secondo me è cultura e bisognerebbe fare in modo che queste manifestazioni fossero conservate e preservate, perché alla fine purtroppo io assisto, almeno io vengo da Pisa appunto
nei paesi vicino a Pisa si perdono tutte queste cose, invece venire qui e vedere che ancora durano queste tradizioni è una cosa bellissima. Speriamo che duri per sempre, diciamo. Sono quello che ha portato e accompagnato loro qui a Guardialfiere già da diversi anni e li vedo estremamente entusiasti, per cui ho allargato il giro e la Chiara, quella bellissima ragazza che quest'anno è il primo anno e l'anno prossimo sicuramente sarà di nuovo qui e possibilmente con altre persone.